non è politica, perché la politica deve rispondere ai bisogni delle persone. Se non fa questo, non è politica. Non è politica. Allora, pensando chi non c'è più, la loro lotta, la loro impegno con la Coldiretti, ma le associazioni, vedo la Gesci, presento un movimento di... sono arrivati anche dalla Toscana, i gruppi di Libera. Sono piccole cose, ma un segno di un'Italia che c'è, che vuole bene a voi, che vi vuole abbracciare, ma che non vuole le parole, che vuole i fatti. Ecco, la politica, vi prego, mai semplificare, mai generalizzare. Abbiamo tutti trovati uomini e donne in politica seri, bravi e competenti. Allora noi dobbiamo distinguere per non confondere, sostenere quanti fortemente si impegnano, qualunque colore sia, lo sapete, io ho trovato uomini e donne onesti, pur con i loro riferimenti diversi, a cui c'è stima, c'è stima, c'è stima, perché si mette la persona al centro, i suoi bisogni profondi, al di là delle appartenenze. E quindi sempre una riflessione che vuole abbracciare tutti. Ma la politica, soprattutto oggi, esca dai tatticismi e dalle spartizioni di potere. Riduca per piacere le distanze sociali e si lasci guidare dai bisogni delle persone. È questo che in una giornata come questa noi vogliamo condividere, condividere. Ora il parroco benedirà questa stele e la benedizione di Dio. Io mi permetto di dire solo che Dio benedice questa terra dove noi dobbiamo chinarci. Dio benedice. Certo, questo è un segno, ma benedire, Dio che benedice, significa che Dio trasmetta la vita. La benedizione di Dio è per trasmettere la vita. E noi benedetti da Dio, vi prego, diventiamo a nostra volta benedizione per gli altri. Questo ci chiede Dio, non solo di benedire, di essere benedetti, ma di diventare anche noi benedizione per gli altri, essere anche noi benedizione. E saremo benedizione se nelle nostre giornate non ci aggregheremo al coro di coloro che rendono asfissiante la vita e spengono con egoismo e durezza la vita. Dobbiamo diventare tutti benedizione, dobbiamo essere anche noi benedizione, con il nostro volto, i nostri gesti, con la nostra vita. Voi questa mattina, con le vostre parole, la presenza dei fratelli, di Antonio, di Angela, di papà e mamma, voi ci avete benedetti. Voi siete diventati per noi benedizione, quella che chiediamo a Dio per tutti noi. E chiediamo a Dio che ci benedica, ma che anche noi ci impegniamo a essere benedizione per tutti gli altri. Qui stiamo in silenzio di fronte a questo luogo, ma quando ci allontaniamo, vi prego, parlate, parlate, parlate degli onesti che si impegnano. Parlate di questa violenza, perché il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi. Possibile che milioni di italiani non possono dare una svolta? È 163 anni che in Italia parliamo di mafia. Non è possibile, nonostante il sacrificio, l'impegno, eccetera. Quante cose sono cambiate, quante cose stanno cambiando anche qui. Tocca a noi. Tocca a noi, tocca a noi essere un segno di cambiamento e un segno di speranza.